Siamo quindi pronti a configurare LAMSWIPER. Clicchiamo su Next. Come si può osservare, LAMSWIPER rileva tutti gli adattatori di rete presenti nel nostro server, nella nostra macchina host. In questo caso l'adattatore primario Ethernet e poi eventuali altre reti come adattatori come Virtual Box Host Only Adapter, che sono quelli legati a VirtualBox. Se noi andiamo su Network and Sharing Center, andiamo su Change Adapter Setting, possiamo vedere esattamente tutti gli stessi adattatori che ci vengono proposti e suggeriti dal LAMSWIPER. Ethernet, poi i due adattatori VirtualBox in questo momento attivi, Network 4 e Network 5, e quest'altro sempre legato a VirtualBox chiamato Ethernet 3. Noi dobbiamo decidere adesso qual è il segmento di rete che ci interessa esaminare, su cui ci interessa effettuare il discovery dei dispositivi. Nel nostro caso andremo a lavorare con il VirtualBox Host Only Network 4, che è quello attestato sulla rete 192.168.163.1. Quindi noi andremo a lavorare con quest'ultimo, per cui quello che dobbiamo fare innanzitutto è escludere tutti gli altri, quindi non ci interessa Ethernet, non ci interessa Ethernet 3 e non ci interessa Ethernet 5. Ci interessa solo il VirtualBox Host Only Network Adapter 5 e come possiamo osservare lui automaticamente riesce già ad individuare con precisione il segmento di rete. Nel nostro caso è una rete barra 24 che parte da 192.168.163.1, indirizzo IP dell'adattatore di rete, fino ad arrivare a 192.168.163.254. Adesso quello che possiamo fare è andare a simulare una rete con degli asset, altrimenti se all'interno di questa rete non c'è niente, il nostro software, NASWIPER, non può effettuare alcun discovery. Effettueremo questa operazione in più fasi. Innanzitutto andremo ad integrarci con il software di simulazione delle reti GNS3, andando ad aggiungere dei dispositivi e andandoci poi a connettere all'adattatore VirtualBox Host Only Network 4. Quindi effettueremo questa integrazione. La vediamo nel prossimo video.